Quest'anno distribuiremo le calze in una maniera diversa da come l'avevamo pensata un mese fa, quando abbiamo presentato il programma, ma la situazione della pandemia, il numero di contagi e l'assoluta necessità di non creare assembramenti ci hanno costretto a ripensare a quella che è la modalità. Il volere del sindaco e della giunta era forte ed era quello di non voler assolutamente annullare l'evento, perché rimane l'ultimo momento di festa per i bambini prima del loro rientro a scuola. Quando si parla di bambini sono al centro preciso dei nostri pensieri, perché sono i cuccioli di tutta la comunità, per cui per noi era importante quest'ultimo passaggio. E di conseguenza la distribuzione delle calze verrà effettuata nel parcheggio dello stadio giovedì 6 gennaio dalle ore 9 in poi, e adotteremo quella che è una modalità di drive-thru, per cui i bambini arriveranno in auto con la loro famiglia, ci sarà lì la Befana che li attende con i dispositivi di protezione a garantire la sicurezza di tutti, verrà consegnata la calza ai bimbi dal finestrino della macchina, così riusciremo a fare la consegna e veramente a non mettere a repentaglio la sicurezza di nessuno. In questi giorni abbiamo anche consegnato le calze ai nonnini e alle nonnine della casa di riposo. Per loro la modalità di consegna è ancora più attenta, tenuto conto della loro fragilità. Abbiamo aperto le festività coinvolgendo i bambini e i nonni della casa di riposo. Si chiude un cerchio. Loro siamo partiti proiettando i loro disegni sul palazzo del comune, e così abbiamo aperto le festività. Chiudiamo le festività consegnando le calze proprio ai bambini e ai nonni.